Sei arrivato, ti ho telefonato, che cazzo ridi? Che cazzo è successo, bro? Ti ho chiamato, avevo bisogno del tuo aiuto. Finalmente ti è successa un'avventura, racconta, fratello. Avventura un cazzo, un inferno. Stavo pisciando, era l'unico momento della giornata che ero rilassato. A un certo punto mi volto, non era un cane, era tipo una bestia greca. Sarà stato 9 metri. Chihuahua, sicuro. Sei il cazzo, sarà stato un Doberman, un incrocio tra un Doberman e un T-Rex. E niente, sono corso, non ho fatto neanche il tempo a tirarmi su un pantalone. Infatti sei tutto bagnato. È stato un momento di panico. Uno schifo allucinante. Me ne rendo conto, ma non avevo alternative. Puzza di piscio. C'era una strada, io correndo, scappando in mutande, per modo di dire. Mi ha investito un'ape. C'era un nonnino, vedete quelli che hanno le bancarelle di vestiti? Sì, sarà stato Luciano, dai, lo conosco. Non lo so se era Luciano, comunque mi ha investito. Qui in ospedale, ti ho telefonato, te ciao. Non ci sei mai quando sei. Bro, non sai cos'è successo. Ero nella strada, no? Tranquillo, passeggiavo, facevo il mio lavoro. Tra le varie piazze. Sì, non voglio saperlo, ok. Quindi... piazze della città. Va bene, a un certo punto sento un uomo urlare. Aiuto, aiuto. Ma sarò stato io dietro nel vicolo. No, ce n'erano due, uno non l'ho cagato perché non avevo voglia. E sicuramente ero io. E l'altro invece. L'altro, bro, era il sindaco è più importante di te, bro. Grazie, grazie. Lo sai, lavorativamente mi serve. E comunque, lo stavano rapinando al sindaco. Lo sai che dopo, quando sono in queste situazioni, scatta il Madman che è in me. Il Madman. Devo intervenire. Sì, l'eroe di sto cazzo. La città è mia. Ma non è mai stata tua. La devo tenere al sicuro, bro. Sei il primo che la contamina. Vabbè. Poi sono arrivato lì, tre mosse di karate e ho salvato il sindaco. Ma se non sai neanche alzarti dal letto, come hai fatto a salvarlo, dai? Sarà stata una culata come al solito. Tanto tu hai più culo che anni. Bro, a me mi ha cresciuto la setta Staddam Mam, quella di Batman. Guarda che era la setta delle ombre. Dai, me ne vado, dai. Madman, già vedo il titolo domattina sui giornali. Madman salva il sindaco. Bello. I'm falling harder than I was all in. Now I'm running to survive. You got me in overdrive. I'm running, yeah, you've done it. Arrivata da te, ho trovato 50 euro per terra. Che culo che ha sta donna, avessi un culo così, cazzo. Ma sono i tuoi? No, non sono i miei, purtroppo. Li puoi tenere. Ma allora li tengo. Tieni, c'è un culo che li ha persi. Certo, che boia. Mi c'è da prendere qualcosa. Ogni lasciata è persa. Comunque, una cosa mi chiedo. Dimmi. Dato che domani tu sai già, anzi non solo tu, ma lo sanno tutti, che io domani ho il mio primo discorso davanti alla nazione. Matt, alla nazione, alla città. Vabbè, città, nazione, uguale, mica uguale. E comunque, il problema è questo. Mi servirebbe un vestito elegantissimo da rubare da qualche parte. E mi servirebbe anche un occhio femminile per un consiglio, Ho qualcosa che fa il caso tuo. C'è un negozio in centro dove la sicurezza fa pena. Perfetto. E dove io ho già inculato. Quindi è già testato. Esatto. Lì ci vai che è una meraviglia. Se vuoi ci andiamo adesso, oggi pomeriggio. Dammi il nome che lo segniamo. Andiamo. Andiamo. Ma cosa andiamo? Vogliamo, Miki. Vogliamo, Miki. Vogliamo. Stiamo arrivando. Andiamo. Bro, ti ho chiamato qui perché ho bisogno di un favore da te. Ah, non ti preoccupare, bro. C'ho già il cazzo duro, dimmi tutto. No, bro, quello è un altro progetto, non andiamo a escort. Ah, ok. Domani avrò il mio primo discorso davanti alla nazione. Ma che nazione? È una città. Vabbè, bro, è uguale, dai, per capire che è una cosa grandiosa, grandiosa. E il problema qual è? Non è un problema, è bello, però può essere un problema. E sarà pieno di gente. È pieno di gente, anzi, cosa che sarà? È già pieno, mi hanno mandato delle foto. Che c'è, ci sono delle persone, dei ragazzi, delle ragazze che stanno dormendo davanti ai cancelli da una settimana per vedermi, bro. Penso di Vasco Rossi, cioè sono diventato un idolo. Perciò io domani che devo andare a scippare qualche borsa, a rubare qualche macchina. No, questo è un altro progetto, bro. Ah, ok. Mi devi fare da bodyguard, fratello. Io in carcere? No, faccio da bodyguard a Ciccio Panzo.
No! Ciccio Panzo! Sì! Ma è il più grande boss della criminalità di tutti i tempi! C'ho il quadretto di lei in camera! Bravo, bravo! A lui, a Ciccio Panzo! Perché quel disgraziato, prima di andare in carcere, che ha fatto? Si è messo là, si è iniziato a trombare tutte le altre, le mogli degli altri boss! È un idolo! C'era addirittura un boss che aveva 70 anni, quello si è trombato la moglie che aveva 70 anni! Ma cavolo, magari si facesse anche mia madre, guarda! Sarebbe, guarda! Vabbè, che fa tanti! E poi, lui, che faceva? Ovviamente, quando andavamo a mangiare alla mensa, no? Tutti quanti che lo volevano ammazzare, no? Vabbè. Allora, capito, io stavo lì da Bodica, che arrivava uno che voleva menarlo, io acchiappavo una forchettata a destra, una forchettata a sinistra, una pera calda a destra, una pera calda a sinistra, devi vedere che schioppettate che scappavano in quella mensa. Bro, tu sei pronto. Io l'ho capito. Tu sei pronto. Italiani! Ma quale italiani che siamo in una città? Sì, ma sono italiani. Italiani, fratelli, amici, sorelle. Molti di voi mi chiedono, come hai fatto? Tu sei un eroe, tu sei... Io, ragazzi, non mi sento speciale. Io mi sento solo un eroe. Ci vuole fegato, ragazzi, a salvare una persona che viene rapinata. In quel momento ero tranquillo, stavo camminando. A un certo punto vedo una persona in pericolo, rapinata da questi bruttissimi ceffi che girano in città. È uscito all'istante il Madman che è in me, il supereroe, e non ci ho pensato un attimo a buttarmi sopra il rapinatore, a fargli tre mosse di karate, metterlo a terra e salvare il sindaco e riportarlo a casa tra le braccia della sua famiglia. Aspetta però, forse c'è un codice 2. Dov'è? Tutto risolto? Ok, puoi andare bro, vai vai. Dicevo, sono solo un eroe. Ho saputo di persone che si stanno buttando sotto le macchine, farsi rapinare solo per farsi salvare da me. Ragazzi, calmi, state buoni, io ci sono per tutti. Ora, amici miei, è giunto il momento di andare. Devo andare a salvare le persone, a salvare bambini, donne, uomini. Devo andare. Un bacio a tutti. Grazie, grazie di questo affetto. Prima o poi costruirò una statua in piazza, in mio onore. Grazie, grazie mille. Con umiltà vi saluto. Un bacio a tutti. Vaffanculo! Ehi, calmi, calmi, state buoni, oh! Guarda che ti do una forchettata, eh! State buoni, state buoni. Oh, devo scendere? Faccio un culo così, hai capito? Coglione, con te ce l'ho. Fermo! Ho detto di stare fermo lì. Vaffanculo! Guarda che scendo, eh! Guarda che scelta, stare in cazzo! Io non ho parole, sono scioccata. Tu sei geniale, ma complimenti veramente per il discorso, cioè da brividi. Però mi devi spiegare una cosa. Tu ora, subito, mi devi dire come cazzo hai fatto. Subito. Miki, calma, calma, ci sono per tutte, ci sono per tutte. Ti spiego, non mi sento una persona speciale diversa dagli altri. Mi sento solo un piccolo eroe di città. Però un segreto te lo devo svelare. Perché sei te, perché sei te. Il rapinatore del sindaco era Igor. Igor? Era tutta una montatura. Miki, però rimango sempre un eroe. Assolutamente. Gli eroi devono sporcarsi le mani, i veri eroi, per il bene comune. Quindi tu sei un fottuto eroe. Bravissimo, bravissimo. Guarda, ma mi è venuta un'idea. Perché a me mi vengono così, anche mentre dormo. Miki, mi vengono così. Allora, nelle mie prossime avventure, sì, perché non vorresti venire con me? Saresti la mia Catwoman. Veramente? Sì. Io? Catwoman? Sì. Ma aspetta, aspetta, aspetta. Ma tu lo sai come sarei io vestita da Catwoman? Cazzo, Miki, te l'ho chiesto apposta. È fatta. Chiedo a Igor di andare a chiedere a rubare un vestito in giro. Sì. Ok? Vado, eh? Sì, sì. Vado subito. Grande, Miki, ti adoro. Salveremo questa città da ogni cosa. In questa vita bellissima.